CBDC. C'è stato poco tempo fa un periodo si sentiva parlare soltanto di questo, dopo le dichiarazioni della Yellen, dell'FMI e gli altri. Adesso poi con il discorso di Davos sta un po' tornando indietro. CBDC, che cavolo è? Non ha nulla a che vedere con THC o CB, oltre singolare che hanno a che fare con la marijuana, però per certi aspetti secondo me è un po' qualcosa in comune, devono averceli. Allora, dovrebbe stare per Central Bank Digital Currency, quindi una moneta digitale emessa da una banca centrale. Secondo me in realtà vuol dire più bello del contante, perché ogni tanto provano a vendertelo così, oppure se ci ragioni viene fuori un altro cognome bellissimo, è che ci bastano i dindorelli centralizzati. Perché, cioè, se vai veramente a scavare, stanno andando veramente a cercare le cose, sì, ci sono state delle proposte, ci sono stati dei paper, ci sono state delle proposte di interfaccia, roba del genere, però la realtà è che in generale, a livello mondo, cos'è il CBDC? Non è stato effettivamente ancora deciso, sancito. Banca centrale ce n'è N, ce ne sono tanti, cioè, ok, non abbiamo la nostra, con l'Europa c'è la Fed da una parte, la banca centrale giapponese, cinese, via dicendo. I problemi dove incominciano a stare? Diverse banche centrali possono assolutamente decidere di implementare monete digitali di tipo completamente diverso. Ci sono decine di variabili che possono entrare in gioco quando si parla di moneta digitale. Può essere account based, può essere più o meno crittografica o no, può avere degli interessi, possono andare anche in negativo sul tuo account, sul tuo wallet, sul tuo conto di questa moneta. Puoi andare anche in negativo, sì, no, cosa succede se va in negativo? Potrebbero servire per i pagamenti oppure no, potrebbero essere utilizzate esclusivamente per cose tra le banche oppure no, potrebbero essere gestite direttamente dagli utenti, dalle persone, dai cittadini di uno stato oppure no, potrebbero essere accettate da altri stati o da altre banche oppure no, cioè variabili su variabili su variabili, cioè tutti questi parametri ti permettono di vedere in teoria diversissime monete, diversissimi strumenti di pagamento, strumenti finanziari che comunque ricadono all'interno della stessa categoria. Quando si parla di CBDC non si parla di una moneta o di un tipo di moneta, ma di una categoria potenzialmente di monete che hanno quelle caratteristiche, cioè di essere digitali, di essere emessa da una banca centrale. E questo porta fondamentalmente a un primo problema. Una CBDC potrebbe essere fatta in un modo, essere perfetta all'interno di uno stato, ma la stessa CBDC proposta in uno stato diverso potrebbe essere un disastro. Quindi è normale, secondo me, che ci siano implementazioni diverse di CBDC a seconda di quale banca centrale stai parlando e in quale stato. Perché ovviamente la politica monetaria e la politica di uno stato vanno a braccetto, quindi il discorso è: quale sarà il ruolo dello stato all'interno dell'utilizzo di queste CBDC? E poi perché vogliono fare queste CBDC fondamentalmente? Allora, le cose che senti in giro dire, non capisci mai se sono più propaganda oppure più, però fondamentalmente il discorso è facilitare lo scambio, rendere più fluida la moneta, ok, rendere più facile i controlli e via dicendo. C'è il discorso dell'AML, che anche lì è una variabile, potrebbe essere fatta, potrebbe non essere fatta, quindi il discorso della privacy potrebbe essere implementato, potrebbe non essere implementato. Ho visto volte in cui si dice no, ma noi garantiremo la privacy, sì, ma anche no, perché vogliamo combattere il terrorismo. Allora facciamo che garantiamo la privacy sotto, per i trasferimenti sotto un certo importo e poi no sotto gli altri, che a livello implementativo è un po' complicato, perché tu prima devi avere tutti quanti i dati, quindi chi ha dato i soldi, quanti e a chi, e poi in base al quanti decide, vabbè, allora io decido di dimenticarmene due. Però voglio dire, è trust based questa parte qua, ci dobbiamo fidare del fatto che tu effettivamente voglia dimenticarteli, perché ovviamente potresti anche tranquillamente evitare di farlo. La roba degli unbanked la tirano fuori tutti, il fatto comunque di riuscire a dare un accesso a strumenti di pagamento, servizi finanziari. Gli unbanked, guarda caso, da quando è uscito Bitcoin è diventato il mantra di tutti, è cominciato Libra, poi alla fine è una roba che devi citare. Secondo me è la versione 3.0 del greenwashing, la versione decentralizzata del greenwashing. Perché sinceramente non lo so effettivamente quando gli interessi, o perché comunque in molti paesi al mondo l'accesso più diretto che è il contante alla moneta è il contante, quindi anche lì altra variabile che si sente dire sì, no, le CBDC affiancheranno il contante, ti senti dire delle volte che sarà solo un affiancamento, altre volte che sarà un replacement totale, ma quando avviene questo replacement? Giusto per fare l'esempio di una CBDC che non è che sia stato proprio il massimo dei successi, basta citare il Petro. Il petro in teoria doveva essere di fatto questo, cioè una
criptovaluta di Stato, ma al di là del fatto che poi va bene, è andata come è andata, però in teoria doveva essere quella roba lì. Quindi anche lì ci si aprono tutta un'altra serie di discorsi. Sarà backed by qualcosa, non sarà backed by qualcosa, insomma, non si sa. Non si sa, non si sa, nel senso che io ho sentito molte persone parlarne, ho visto molti video, molte interviste, molti panel in cui parlavo, però il discorso era che alla fine tutte le volte era abbiamo molto chiari quali sono tutti quanti i punti di domanda e abbiamo un po' meno chiari quali potrebbero essere le risposte. Quindi io sono convinto che queste CBDC prima o poi arriveranno, è abbastanza sicuro. Dipenderà quali, dipenderà come, dipenderà da un sacco di se, un sacco di ma. Molti di questi se, di questi ma sono tecnologici, ma penso che la maggior parte in realtà siano di tipo più politico e sociale, soprattutto le ricadute che potranno avere. Anche chi comunque ho visto sembrava saperne di più, quando vai un pochino a grattare, a fare qualche domanda in più, lì la cosa vacillava. Quindi c'è molto, come dire, molto stand, molto proclama, molta pubblicità, molto parliamone, molto sì, è quello che faremo, però al momento siamo ancora indietro. La cosa sicura, secondo me assolutamente sicura, è che questi sistemi molto difficilmente saranno basati su blockchain serie, molto probabilmente non saranno neanche basati su blockchain, non avranno un termine di paragone, un termine di confronto, ad esempio con Bitcoin o le altre criptovalute. Credo però che lì sia un po' la nascita di questa cosa, cioè Bitcoin è stato molto probabilmente l'apripista per questo discorso, per questa possibilità, per questo cambiamento. Io personalmente lo vedo ancora in testa, gli altri stanno cominciando un po' a pensarci. Per certi versi va bene così, diciamo che potrebbe essere un aiuto, come questa cosa che dicevamo per Libra, cioè il fatto che il momento in cui ci saranno tante persone che cominciano a lavorare con monete digitali, allora il discorso del digitale non farà più paura e probabilmente l'onboarding su Bitcoin diventerà anche facilitato dall'esperienza che un po' si diffonde. Non lo so, comunque staremo a vedere. Per adesso CDBC, grandi domande e boh, vedremo quando cominceranno ad arrivare le risposte, quando ci sarà qualcosa di più concreto, ci faremo un altro caffè e ne parleremo. Al prossimo caffè.